Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. New Andreas Italian Football Professional Shoes. Vasto assortimento di scarpe da calcio, calcetto e free time. Produzione propria, artigianale, made in Italy. New Andreas Shoes lo trovi in via De Gasperi 85 a Due Ville, Vicenza, a soli 800 metri dal casello autostradale di Due Ville. Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione anticipata del nostro 90° minuto. Dunque è durata soltanto 2 minuti l'illusione dell'Inter di aver riaperto il campionato. Quei 2 minuti trascorsi tra il gol di Mateus ed il pareggio del napoletano Careca. Invece nulla è mutato al vertice della classifica dopo questa decima di ritorno, poiché anche il tanto atteso derby di Genova si è chiuso in pareggio e le distanze tra la Samp e la sua più diretta inseguitrice sono rimaste immutate. Sale in classifica il Milan, che oggi è a meno 4 dalla testa. Milan che ha superato il Torino grazie ad una prodezza di Van Basten. Per il resto la Juventus soffre, ma poi vince in modo largo contro il Bari. La Lazio pareggia in casa con il Cesena, la Roma vince in trasferta a Bologna ed il Cagliari compie un ulteriore passo importante verso la salvezza, vincendo una partita emozionante contro il Parma, grazie ad una rete di Herrera proprio allo scadere della partita. Infine il Lecce si aggiudica la sfida salvezza contro la Fiorentina e l'Atalanta riduce ulteriormente le speranze del Pisa passando all'Arena Garibaldi. Le quote del Totocalcio ancora non sono disponibili, naturalmente cercheremo di offrirvele nel corso della nostra trasmissione che dovrebbe concludersi intorno alle ore 18. Quindi andiamo a vedere insieme la schedina del Totocalcio di oggi. A Bologna, Roma-Bologna 3-2, Cagliari-Parma 2-1, Genoa-Sampdoria 0-0, Juventus-Bari 3-1, Lazio-Cesena 1-1, Lecce-Fiorentina 2-0, Milan-Torino 1-0, Napoli-Inter 1-1, a Pisa, Atalanta-Pisa 2-0, Cosenza-Brescia 0-0, Modena-Barletta 1-0, Carpi-Como 0-0, Catania-Perugia 1-0. Ricordo che Cosenza-Brescia si è giocata sul campo neutro di Castellammare di Stabia. Andiamo a vedere ora il quadro delle altre partite di Serie B non comprese nella schedina del Totocalcio. Ascoli-Cremonese 0-0, Foggia-Udinese 2-2, Hellas-Verona-Ancona 2-0, Messina-Pescara 1-0, Padova-Reggiana 3-1, Salernitana-Lucchese 0-0, Taranto-Regina 1-0, Triestina-Avellino 2-1. Ed ora le classifiche, cominciamo con quella di Serie A che vede la Sampdoria al comando con 40 punti, Inter 37, Milan 36, Juventus 33, Genoa 31, Torino, Lazio e Parma 29, Roma e Atalanta 28, Napoli 26, Bari 24, Fiorentina 23, Lecce 22, Cagliari 20, Pisa 19, Cesena 17 e Bologna 15 punti. Classifica di Serie B. Foggia al comando con 37 punti, Hellas Verona 34, Ascoli 33, Lucchese 31, Reggiana 30, Udinese, Cremonese, Padova e Messina 29, Taranto 28, Brescia 27, Ancona, Salernitana e Avellino 26, Pescara e Cosenza 25, Modena 24, Regina e Barletta 23, Triestina 21. Udinese partita con una penalizzazione di 5 punti. Bene, cominciamo allora la serie dei nostri collegamenti con il tanto atteso derby genovese. Grandissimo spettacolo sulle tribune dello stadio Marassi, in campo lo sentiamo da Giorgio Bubba. Lo spettacolo di questo derby è stato in campo. Le prime immagini ovviamente sono riferite al duello di coreografia tra i tifosi sampdoriani, vedete la Grenata Sud, e i tifosi genuani, vedete la Grenata Nord. Hanno vinto i tifosi genuani che festeggiano in anticipo l'UEFA. La Sampdoria invece attende ancora, ma attenderà, speriamo per poco, di festeggiare lo scudetto. Ad Eragno, destro, la conclusione di poco, alta, è stata la migliore occasione nel primo tempo. Vediamo ancora, ecco il portiere del Genoa, avete visto, Braglia, un'azione
piuttosto confusa sotto la porta del Genoa. Poi calcio d'angolo per Dossena, guardate Vialli e Torrente gli toglie la palla proprio all'attimo del tiro, grande occasione per la Sampdoria. Poi Branca ed è Caricola che toglie la palla da Vialli. Bortolazzi scuravi Aguilera la palla della rete ma la tira in bocca a Pagliuca. Secondo tempo da Dossena a Vierkwood. Si coordina bene Vierkwood ma il tiro è alto, come a De Ragno nel primo tempo. Branco, Vialli, mano, ma non si poteva tagliare la mano in quel momento, tira Lombardo, non c'è nessuno pronto a raccogliere il suo tiro cross. E qua è espulso il terzino del Genoa Branco dall'arbitro olandese su segnalazione delle guardialine. Da questo momento è stata una partita leggermente tesa, a momenti anche Aguilera e Vierkwood, ma direi niente di grave decisione. Michalicenko, che ha ricevuto la palla da Lanna, propone questa azione, ma la parata per il portiere del Genoa Braglia è fin troppo facile. Infine, questa grande azione di Eragno, anche se fosse viziata da un fallo. Grande occasione per Eragno, ma gran ritorno di Paric contro Ribatte. E poi, a tempo ormai scaduto, l'occasione per Vialli. Ed è Torre ed è Fiorin che ribatte la palla e Braglia para. Dunque, un gran spettacolo di pubblico, anche una partita combattuta, molto tenace, da entrambe le squadre, che avevano una sola preoccupazione, non perdere. Quindi Genoa e Sampdoria hanno badato a non perdere. Poi hanno cercato anche di vincere, ma era troppo importante non perdere. Quindi in quest'uovo di Pasqua, che non è mancato sullo stadio di Marassi, il Genoa trova un punto importante per la Coppa UEFA, ricordiamo che il Genoa è la padrona di casa, ma ne trova uno anche importante, l'ha detto Boscov, la Sampdoria, che mantiene intatto il suo vantaggio sull'Inter, anche se è diminuito di un punto rispetto al Milan. A te la linea Fabrizio Maffei e buona Pasqua. Grazie, segna Matteus, pareggia Careca, dunque botta e risposta tra Napoli ed Inter. Molte le cose da dire anche sul caso Maradona, mi affido alla sintesi di Luigi Necco. Naturalmente, Maradona assente, squalificato per fatti di gioco, squalificato per le proteste Zenga, e quindi mancavano come campioni due uomini, ma mancava al Napoli questo Maradona, del quale, come si sa, comparsa la droga, o meglio, il doping negli esami dopo Napoli-Bari, confermati dalla controanalisi, apre molti spazi. E il Napoli si è presentato con una squadra che puntava su Careca e Incocciati e su Zola, numero 10 addirittura Zola. E come avete visto Zola ha messo in pericolo con Crippa e con De Napoli per ben tre volte la porta guardata da Maggioglio. Maggioglio vigile, punizione di Matteus, siamo già al 39esimo, Galli riesce a togliere, come a sventare questa insidia. Il Napoli ancora attacca con Incocciati che cade in terra, e beh, ma forse fa segno di sparare Bigone, non credo, beh, non si usa nel calcio, tutto al più è vero qualche calcetto, ma questa partita è stata corretta, bellissimo intervento ancora di Maggioglio su De Napoli, tornato alla grande. E così si conclude il primo tempo, siamo al secondo tempo, un tiro di Zola parato da Maggioglio e ancora un altro, questa volta, sì, e a questo punto il portiere del Napoli, Galli, raccoglie comunque abbastanza ben disposto nei confronti di un Inter che non è sembrata estremamente micidiale, salvo che con questo favoloso tiro pallonetto di Matteus, che al 23esimo minuto e 40 mi pare ha battuto l'immobile Galli. L'abbiamo fatto rivedere grazie al montatore Fania. E però un minuto e 50 dopo ecco il Napoli che su questa respinta di Battistini si impadronisce da palla, è stato Baroni che riesce a smistare su De Napoli. In ombra tra Pattoni che sperava da questa partita di riavviarsi verso lo scudetto, ma chissà, sentiamo Bianchi, proprio dell'Inter. Ma ancora mancano 7 partite, quindi io adesso non so i risultati delle altre partite, però 0-0 pareggio. 0-0, quindi è rimasto invariato, possibilità ne abbiamo ancora tante. Sei tornato a fare gol? Il Napoli senza Maradona ritrova Careca? È una domanda semplice. La squadra ha giocato bene, è meritato anche qualcosina di più. Con Maradona.
partita con sentimenti pasquali, dobbiamo dire, e dobbiamo dire anche che da tutta questa vicenda noi speriamo che questo cappello non sia un cappello pieno di pioggia. E di nuovo buona Pasqua. Sotto di due gol la Roma reagisce e vince per 3-2 a Bologna. Un Bologna sempre più solo all'ultimo posto della classifica. Sentiamo Pierpaolo Cattozzi. E come Napoli anche qui a Bologna fa lo spettacolo, è stato un campione del mondo tedesco, è stato Fülle che ha veramente giocato un'ottima partita, ha trascinato una Roma, come hai detto tu, in svantaggio di due reti. Dopo che il Bologna nel primo tempo aveva fatto ottime cose, abbiamo visto un tiro di traversa, guardate Turchi, il Master si porta sul fondo a dettare, ma c'è la pronta deviazione di Nela sul fondo per il calcio d'angolo. Una sola sortita della Roma nel primo tempo, Föller non è fortunato, lui ci sa mettere il piede quando si tratta di tackle, poi Salzano non riesce a ottimizzare il suggerimento di Föller. Ancora il Bologna 3, il gol di Dettari che aveva tentato il passaggio a Galvani, poi è andato a ricevere e ha messo dentro. Siamo al 27esimo, 3 minuti dopo, 30esimo, c'è l'atterramento, vedete, di Mariani al centro dell'area. Il suggerimento era arrestato di Turkilmaz. Luci di Firenze è stato molto deciso nel decretare il rigore che Turkilmaz mette a segno. 2-0, punizione bomba di Desideri. Valeriani si salvi in angolo immediatamente dopo. Calcio dalla bandierina, sempre Desideri, ed è Rizzitelli che sbuca da dietro e mette a segno il 2-1. Siamo al 42esimo, un'altra azione della Roma. Föller si gira prontamente, risponde molto bene Valeriani e veniamo nella ripresa completamente diversa. Tiro a segno della Roma nella ripresa. Rizzitelli va sul fondo, va a terra, invoca il rigore per Luci e calcio d'angolo. Ancora Föller, vedete, due uomini, Villa pronta al raddoppio, lui però trova lo spazio per il tiro, Valeriani in angolo. Questo passaggio è per Desideri, gran botta. Un gran tiro, il passaggio era stato di Föller, non l'abbiamo visto. Ancora Föller, palla verso il centro, Rizzitelli fa una specie di velo, la palla giunge a Muffi che era subentrato nel secondo tempo e c'è il calcio d'angolo. Qui l'atterramento di Föller, il suggerimento era stato di Salzano e Föller decreta la sconfitta del Bologna. E vi dicevo un 3-2 che trova proprio Föller protagonista e con lui per la Roma anche Desideri e Nela, un asse che ha trascinato questa squadra che era partita molto lentamente, un po' come un giambo al decollo, molto faticosamente, poi dopo man mano che ha preso quota è stata davvero travolgente. C'è da dire che il Bologna dopo i due gol ha avuto quasi la solita paura di vincere, ma c'è anche da dire che recuperava molti giocatori rimasti fuori per lungo tempo e non a caso ha tenuto un tempo solo. E tutto da Bologna, linea allo studio. Ti ringrazio Cattozzi, dunque siamo alla partita del Cagliari, partita che il Cagliari ha vinto sul Parma per 2-1. Per uno sciopero audio-video dei colleghi della sede di Cagliari non possiamo collegarci con lo studio e dunque vi dirò io due parole sull'incontro. È stata una partita molto viva, vibrante, emozionante che si è risolta, pensate, al 49esimo minuto grazie ad un gol di Herrera. Il Cagliari si è imposto probabilmente in virtù di una maggiore concentrazione, di una maggiore determinazione. Al Parma sembrava ormai vantaggio del Cagliari segnato al 20esimo del primo tempo da Fonseca. Qui siamo nella ripresa e il pareggio di Osio sul calcio di punizione e quindi al 49esimo c'è il gol della vittoria del Cagliari, la rovesciata di Francescoli, la corta respinta della difesa parmense e quindi la botta vincente di Herrera. Da notare che per buona parte del secondo tempo, intanto possiamo tornare in studio, le due squadre hanno giocato in 10 uomini per le espulsioni, per la doppia espulsione di Festa e Cuoghi, per reciproche scorrettezze. Bene, siamo all'ormai consueto appuntamento con la lotteria dello scudetto, più precisamente al referendum, il campionissimo 1991. Anche questa settimana sono arrivate tantissime cartoline, la classifica ha assunto una nuova fisionomia. C'è da dire che anche oggi siamo, diciamo così, alla fine della seconda tappa, il romanista Rudi Feller è ancora al comando della classifica con 11.142 voti. Avete visto Feller dare la vittoria a Bologna. Scavalcando così Mancini.
molto tempo in panchina. Mancini è passato in terza posizione con 8.433 voti. Un bel salto in avanti l'ha fatto il capitano del Milan Franco Baresi, che è passato dal settimo al quarto posto. Settimo oggi è invece Schillaci, ottavo è Zenga, mentre Vialli ha mantenuto il suo quinto posto. Da segnalare lo scivolone di Maradona, precipitato alla tredicesima posizione. Nei posti caldi pronti ad entrare nella classifica dei top 10 ci sono sempre Gullit, Sosa, Ribble e Tanguy. Sono giunte anche le prime preferenze per giocatori che militano nella Serie C. Per esempio hanno ricevuto voti Pellegrini dell'Empoli e Bertuccelli del Savoia, Savoia formazione di Serie C2. Bene, lo spirito del referendum è proprio questo, si tratta di votare il campione preferito e non è detto che debba essere uno celebrato, un campione importante, magari di Serie A. Vi ricordo ancora che per votare basta scrivere il nome del vostro campione nello spazio giallo in basso qui sulla cartolina, ma per convalidare il vostro voto dovete applicare sulla cartolina nell'apposito spazio il tagliando che troverete sul biglietto della lotteria, nello suddetto. Mi raccomando, continuate a votare. Proseguiamo la serie dei collegamenti, partita in salita per la Juventus contro il Bari, Juventus che alla fine si impone per 3-1. Cesare Castellotti. In effetti partita in salita, si sblocca il risultato a favore degli ospiti all'ottavo minuto sugli esiti di questo corner, pallone per Cucchi, leggera deviazione di Julio Cesar e rete dell'1-0 per il Bari. Qui Baggio, poi Loseto, Schillaci, De Agostini, la ribattuta di Alberga. In fuga Julio Paolo, João Paolo, scusate, al quindicesimo la difesa bianconera lo ferma. Un corner per la Juventus, lo batte Esler, Casiraghi si stacca bene e sfiora la traversa. Al 47esimo arriva il pareggio su punizione, Esler direttamente in rete. 1-1 quindi al riposo. Molta Juventus comunque si vede nella ripresa, qui Esler, Casiraghi, ancora Esler e ancora Casiraghi. La respinta del portiere barese Alberga, al 35esimo corner. Su Terracenere. Poco dopo il Barese commette fallo di reazione su Casiraghi. L'arbitro Quartuccio espelle Terracenere. Qui arriva il quarto gol della partita. Julio Cesar, Marocchi, Corini, palla in rete per il 3-1 al 47esimo minuto. Quindi due delle quattro reti di questa partita sono state segnate nel recupero, ma sappiamo che di questi tempi i recuperi sono più lunghi. La Juventus ha faticato più del previsto per vincere. Il gol iniziale del Bari, che poi si è limitato a un gioco di contenimento e di rimessa, ha un po' scombussolato i piani dei bianconeri. Nella Juventus, che comunque ha meritato di vincere, ha meritato questi due punti, i migliori ci sono sembrati Esler e Casiraghi. Baggio abbastanza attivo, Schillaci anche oggi si è visto poco. Ormai crediamo sia un caso da Donatella Raffai. Grazie, tutto da Torino. E siamo ai risultati della Serie C1, Girone A. Carpi Como. Trento-Mantova 0-0, a Varese, Baracca-Lugo Varese 1-0, a Vicenza, Fano-Vicenza 2-1. In classifica al primo posto c'è il Como con 35 punti, 33 punti per il Piacenza, 31 per il Venezia. Proseguiamo con i collegamenti per le partite di Serie A. Non è un momento felice per la Lazio, che nelle ultime tre partite ha ottenuto soltanto due punti. Sentiamo Donatella Scarnati. La Lazio però comincia bene, al quarto minuto c'è un tiro di fuori. La Lazio continua a premere, al 17esimo la possibilità di sbloccare il risultato, Ruben Sosa al volo, al 21esimo Cioce, gioiello del Cesena, sfugge a tre giocatori ed è bravo Fiori ad intervenire. Dopo pochi minuti Ridre può segnare, il tedesco però, guardate, aspetta troppo, quindi l'azione sfuma. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, Lazio in vantaggio, punizione, tiro tira Soldai, c'è una deviazione di Nobile, 1-0 per la Lazio. Gioco al quinto, una buona occasione con Del Bianco. Al 17esimo Cioci reclama il calcio di
Cesena. Al 18esimo Ruben Sosa cerca il raddoppio, entra in area, riesce a tirare di sinistro ed è bravo il portiere Fontana. Al 24esimo ancora uno show di Ruben Sosa, sicuramente tra i migliori in campo oggi. Al 29esimo gran tiro di Cioci ed è provvidenziale l'intervento di Fiori. Al 33esimo il pareggio. C'è una mischia nell'area della Lazio. Pallonetto di Del Bianco, sulla sinistra c'è Cioci, interviene Leoni che realizza di testa 1-1, decimo pareggio casalingo per la Lazio. All'inizio per la Lazio sembrava tutto semplice, la formazione di Zoff è entrata in campo tranquilla, concentrata e con una gran voglia di riscattare la deludente prova di domenica scorsa. C'è riuscita per 45 minuti, poi la situazione è cambiata. La Lazio effervescente del primo tempo ha lasciato il posto ad una squadra che con il passare dei minuti si è complicata un po' la vita, è arretrata in difesa, ha dato troppo spazio agli avversari e ha subito senza poter reggere il contropiede del Cesena. Per quanto riguarda i romagnoli, da apprezzare l'orgoglio di questa squadra che, nonostante la situazione di classifica, continua a giocare con serietà e impegno. Ed è tutto, ti restituisco la linea, Fabrizio. Siamo alla Serie C1, girone B. Arezzo Torres 1-0, Casertana Palermo 2-0, Catania Perugia 1-0, Catanzaro Battipagliese 1-1, Fidelis Andria Giarre 1-0, Licata Casarano 4-2, Monopoli Siracusa 1-1, Siena Campania Puteolana 2-1, Ternana Nola 2-1. Lecce batte in maniera agevole la Fiorentina. Sentiamo Franco Strippoli. Lecce in avanti sin dai primi minuti, da Mazzigno a Morello, gran tiro che si perde sul fondo, replica la Fiorentina da Dunga a Iachini che manda al centro, Borgonovo non riesce a deviare. Ancora la Fiorentina, bella girata di Buso su cross di Pioli ed è Lecce che si fa notare in avanti con questo colpo di testa di Moriero. Poi al 47esimo il vantaggio del Lecce. Sulla sinistra si impossessa della sfera Carnande, manda al centro e Pasculli con un tiro di esterno destro infila all'angolo alla sinistra del portiere. Replica la Fiorentina, il colpo di testa di Volpecina, Zulico già rientro, manda in angolo, punizione di Dunga parato, poi è Nappi che impegna ancora il portiere pugliese, infine proprio all'ultimissimo minuto è Kubik che costringe Zulico a parare a terra. Sempre sconfitte. La Fiorentina nel primo tempo si è mossa con disinvoltura, avete visto dalle immagini, ma un Lecce impeccabilmente concentrato l'ha messa in difficoltà, soprattutto nella fase iniziale del secondo tempo, quando la squadra pugliese ha praticamente archiviato il risultato. Inutile la replica finale della Fiorentina che nei 20 minuti conclusivi ha fatto entrare Kubik e Nappi al posto di Iachini e Buso. Subito in avanti, ecco il lancio di Baresi, Agostini dopo un batti e ribatti riesce ad impegnare Marchegiani. Ancora in avanti il Milan ed è Van Basten a concludere basso, il portiere blocca, Gullit rovescia in area e ancora Agostini manda fuori di poco in rovesciata. Evani mette in area dove... Bresciani rimette al centro, la palla perviene a Lentini, ecco che impegna Rossi in un duplice parata. Gullit si libera in diagonale, impegna Marchegiani. Evani lancia per Van Basten che si libera, cade, riesce a ritornare in possesso di palla, tira e c'è una deviazione di Cravero. È comunque l'1-0. Sbaglia completamente l'impatto e tira debolmente.
Il Torino evidentemente cercava a tutti i costi di sfruttare il suo contropiede, ma oggi contro un Milan che è ritornato pimpante a giocare quegli schemi che Sacchi da tanto tempo sta predicando, probabilmente questo Torino non poteva più di quello che ha fatto. C'è da dire subito che si sono visti musi molto lunghi all'arrivo del Milan allo stadio San Siro. La spiegazione è molto semplice. Con questa vittoria su un Torino che non è apparso mai domo, anche se in realtà non ha mai preoccupato molto Rossi, evidentemente oggi con questa vittoria i ragazzi hanno voluto in qualche maniera cercare di convincere Sacchi a rimanere. È tutto e con gli auguri dalla Lombardia la linea torna a Roma. Grazie, chiudiamo con la vittoria dell'Atalanta a Pisa per 2-0. Rolando Nutini. Sì, un primo tempo. Ferrone, vedremo, lo vedremo, ecco, poi per Evair, respinge il portiere Lazzarini e si va al secondo tempo e al 20° c'è il gol del vantaggio dell'Atalanta, Evair per Ferrone ed è gol, 1-0 per l'Atalanta. Al 25° un tiro di Neri. Dolcetti a Padovano per Simeone, respinge il portiere in uscita. Al 44° il raddoppio dell'Atalanta con Caniggia servito da Bordin ed è il 2-0 per l'Atalanta. Il gioco ed è riuscita a vincere, a portarsi a casa i due punti meritatamente. È tutto, linea Maffei. Grazie Nutini, una parola sulla classifica dei marcatori. Primo posto per Gianluca Vialli con 15 reti, al secondo posto Mateus con il gol di oggi, ha raggiunto a quota 13 Aguilera e Ciocci. Sono arrivate proprio adesso le quote del Totocalcio. Numero anticipato di 90° minuto. Io ringrazio tutti voi per la cortese attenzione, ringrazio naturalmente anche i tecnici e colleghi per aver preparato una trasmissione in così poco tempo, ma d'altra parte abbiamo fatto un po' di allenamento in vista della prossima domenica quando le partite cominceranno per l'Ola Legale alle ore 16. Vi ricordo ancora il consueto appuntamento con lo speciale del TG1. Appuntamento con lo sport, con il calcio, allo speciale del TG1 delle 22:45. Ora il TG1 Flash delle ore 18. Grazie a tutti per la cortese attenzione e auguri di buona Pasqua.